What's up skater, sono Vincent, qua abbiamo un bel pacchettino da aprire e da setappare e un po' di domande a cui rispondervi. Come vedete sono a Parco Doria, ma lo sapete, non posso skateare, ma adesso vi racconto tutto. Ho rotto qualsiasi cosa ci fosse lì dentro. Una tavoletta così non l'avete ancora vista, secondo me. Penso che Parco Doria sia uno dei miei posti preferiti, ma lo sapete perché vengo spesso qua a fare i video. Faccio vedere lo skatepark, così ricordiamo un po' dei vecchi momenti passati qua, che torneranno, raga, torneranno. Questo è poco, ma sicuro. Quanto bello, non vedo l'ora di tornare a skateare qua. Per questa occasione speciale ho tirato fuori questa bestiolina, si parte. Qua ho tutte le domande che mi avete fatto. Iniziamo subito dal spiegarvi che cosa è successo alla mia caviglia, cosa sta succedendo. Non si è capito, fino a qualche settimana fa non si è capito e sono passati più o meno 5-6 mesi, tanti senza skateare, senza poter toccare lo skate, e una settimana fa ho scoperto che non posso effettivamente fare niente, perché ho preso una distorsione alla caviglia sinistra, ma la cosa strana che ha mandato fuori me, i fisioterapisti, è che la caviglia è perfetta, cioè a livello di articolazione la caviglia è perfetta. Ho fatto 5 mesi di mobilità per rafforzare la caviglia, se volete poi magari parliamo anche di che esercizi potete fare, ma il problema non stava lì, il problema non stava in come si muoveva la mia caviglia o come non si muoveva la caviglia, il problema stava nell'astragalo. Raga, io ho male all'astragalo, è l'osso che sta subito sotto la tibia, una specie di pallina, è distrutto. E quindi adesso c'è da capire come fare. Stamattina ho fatto la risonanza, si capirà, ho ancora qualche mese di convalescenza, diciamo così, però tornerò a skateare e non vedo l'ora. Intanto direi di rispondere alle altre domande e setappare questo cruiser board, questa chicchetta che sto cercando di mettere su da anni, ma ci sarà tempo e modo di dedicare un intero video a riguardo. Cruiser perfetto per girare in street. La seconda domanda di oggi: da quanto skati e cosa ti ha spinto a fare skate? È una grande domanda. La verità è che stavo giocando a calcio, guardavo più lo skatepark che c'era di fronte al campo da calcio che la palla, e da lì mi sono fatto qualche domanda e ho iniziato a skateare, provare. E mi sono veramente emozionato la prima volta che sono salito su uno skateboard. Ero: che diamine sto facendo? Cioè, sono totalmente incapace, ma questa incapacità mi attira tantissimo. E quindi la voglia di imparare, probabilmente, la voglia di spingere, di non lo so, è la magia dello skateboarding. Intanto applico questo bellissimo grip magenta storto. Nessun problema, è tutto normale. Dovete sapere che io in realtà ho già provato a registrare questo video, fallendo miseramente perché passavano le frecce tricolori sulla mia testa. Yesterday. Fratellino. Grippino magenta con la VX1000, fantastico. Questo super iconic non potevo farmelo scappare. Cioè, è proprio perfetto per questo canale, per riprendere, per tutto quello che farò qua sopra. Next domanda: quali sono i miei trick preferiti e se sono capace a farli? Triflip, sono innamorato di quel trick e ce l'ho veramente meglio di qualsiasi altro trick. Big flip, che ultimamente, prima di farmi male, stavo chiudendo, e switch kickflip. Questi sono i tre trick che mi danno più soddisfazione. Un altro trick secondo me bellissimo che chiuderò tra poco è frontside flip in switch. Ve ne butto lì uno extra in box, che è backside tail slide, backside big spin out. Quanto è bello quel trick. L'ho chiuso quasi una volta. Infatti rosico perché lo devo chiudere appena torno. Ah, non so se l'avete notato che forma ha questa tavola. È una casa matita. Una 8.5 della Louisy Levin, giusto? Skateboards. Non la conoscevo, mi è stata regalata a Natale. Appena l'ho vista ho detto ok, questa è la tavola con cui costruirò il cruiser dei miei sogni. Mentre taglio il grip, direi che posso rispondervi alla prossima domanda, ovvero: qual è il tuo skatepark o skate spot preferito? Tantissimi di voi mi chiedono anche: verrai mai in questo posto, in quest'altro posto? E vi ringrazio tantissimo perché mi fa piacere, vuol dire che vi piace il format dove vado ad esplorare. Scrivetemi qua sotto nei commenti i vostri skatepark, i vostri spot, così magari ci vengo. Per cui aspetto tutti i luoghi qua sotto nei commenti.
Detto questo, il mio skate spot barra skate park preferito, se non l'avete visto, è il Ponte della Musica, perché ha veramente delle vibe incredibili. Lo so che ha pochissimo, perché ha veramente pochissimo, e io sono cresciuto e mi sono sviluppato con quei pochi ostacoli, per cui mi sento automaticamente a casa, solo che fa più caldo ed è Roma, quindi è impossibile. Cioè, dai, il Ponte della Musica è il mio spot preferito. Questo è l'attrezzo migliore della vita, regalato da Downtown un po' di tempo fa. Tra l'altro, grazie Downtown per un po' di cose che ci sono qua dentro, perché un po' mi sono state regalate a Natale, un po' mi sono state regalate da Downtown e Samurai, per cui grazie mille, è un supporto gigantesco e finalmente è qui tra di noi. Quasi, lo stiamo montando insieme. Già lo sapete, ma se non lo sapete, codice PUSHING10, avete il 10% di sconto su tutto il catalogo di Downtown. E noi abbiamo appena grippato la nostra tavoletta. Quanto fa specie il nose completamente squadrato, bellissimo. Tanto vado a indebolire i bordi, quindi questo è, non è solo un setup, non è solo un Q&A, ma è anche un come montare la tua tavola. Questo serve a fissare bene il grip. Troppo esaltato per questa cosa. Mi avete chiesto quali sono le ruote migliori per andare in street e perché in Italia c'è un asfalto così di merda. Bisognerebbe chiedersi dove finiscono le nostre tasse, ma non siamo qui a far politica, stiamo qui a divertirci. Per cui, per risolvere il problema delle tasse, o meglio dell'asfalto, OJ's Super Juice 55 mm 78A. Queste sono le ruote perfette per delle condizioni pessime. Non sapete da quanto le bramavo, da quanto le volevo provare. Altrimenti delle ruote sempre così grandi, quindi delle 55 mm 56, però più dure, quindi delle 100 101A, come quelle di Kader. Comunque ho fatto un intero video dedicato sulle ruote e su qual è la situazione migliore per quale ruote. Delle ruote un po' più grandi vanno bene per un asfalto un po' più grezzo. Poi se a queste ci accoppiate dei cuscinetti a Bec 9 Ghetto Blaster, diciamo che male non vi va, perché andate abbastanza veloci. Next questions. Sei soddisfatto del tuo livello di skateboarding? Avresti voluto imparare di più? Sì, sono soddisfatto, ma potrei fare molto di più. E spero, appena torno, di spaccare tutto e imparare un sacco di trick. Cuneo versus Torino. Veramente mi state chiedendo Cuneo versus Torino? Allora, in realtà non è una domanda così fatiscente. Sicuramente Torino, non c'è ombra di dubbio, perché offre molto di più, ci sono 32 park. Dai, faremo il setup con tre ruote. C'è tanta scena, ci sono anche tante persone con cui fare skate, non sei mai da solo. Mentre a Cuneo è un contesto molto diverso, dove hai una bull e un park che è terra di nessuno, praticamente. Scusate, mi fermo un attimo perché adesivo Magba Life, questo lo conservo dai viaggi a Barcellona che ci eravamo fatti 6 anni fa. Mi ricordo che da piccolino avrò avuto 15-16 anni, quando ho iniziato a skateare dicevo a mia mamma: mamma, mamma, trasferiamoci a Torino perché Cuneo non mi piace, voglio andare a Torino, c'è scena, c'è gente. Diciamo che per imparare i trick è meglio Cuneo, perché sei più tranquillo e puoi stare più nella tua bolla, però per essere spronato ad impararli è meglio Torino. Ah, questa è interessante, ragazzi. Tavola perfetta per uno skater intermedio. Aspettate un mese e lo scoprite. Escono le tavole del canale e sono troppo contento, ve lo annuncio così. Credo di aver sviluppato una tavola che sia ottima a livello di qualità prezzo, a livello di forme, non vedo l'ora arrivino. Entriamo nel profondo mentre spacchetto questi Ace Track. Mamma mia che godure, ragazzi, io lo so che voi mi state invidiando, ma domanda che va nel profondo, perché mi chiedono: e mai pensate di abbandonare lo skate? Oppure mi dicono anche: io non ho più gasa, non sono più gasato a skateare, cosa posso fare? Allora, la verità è che sì, ho pensato di abbandonare lo skateboarding e mi è successo che per qualche mese comunque smettessi, o per motivi economici,
perché comunque non vengo da una famiglia che ha potuto permettersi tanto, oppure semplicemente appunto per difficoltà mentali, e nel senso che magari non stavo bene e mi sono preso una pausa dallo skateboarding, poi non sono mai riuscito a mollare davvero. Quello che ti dà lo skateboarding non te lo dà nessun'altra disciplina. Stavo montando il track al contrario. Vuoi mettere quando chiudi un trick quanto ti senti bene? Per chi se lo stesse chiedendo, questi track sono degli Ace 55 hollow, quindi bucati, dovrebbero pesare un po' meno. Abbastanza inutile in un cruiser, ma noi non ci interessa. Abbiamo voluto fare veramente le cose da sboroni. È overkill, lo so che è overkill. Raduno con i followers? Sì, facciamolo. Al mio compleanno a febbraio andiamo tutti alla skate farm. Sarebbe veramente molto bello anche conoscervi di persona. Quando vado agli eventi e ci siete voi, è fighissimo, ragazzi, ci spacchiamo di risate. Quale scarpe usi? La migliore scarpa dello skateboarding? Ho fatto tanti video sulle scarpe, video brevi sulle scarpe della Decathlon. Ho fatto un intero video dove testiamo con 100 switch kickflip le Vans Pro, Half Cab. Ho parlato delle Joslin, insomma di scarpe ne ho provate un bel po'. La mia preferita è sempre rimasta la Vans, ma a me piace perché è poco tecnica. Secondo me le Joslin sono una buona via di mezzo e sono le scarpe più durabili della vita. E poi ci sono scarpe come le Adidas o le Nike, che invece sono più tecniche. E va benissimo, dipende tanto dal tuo tipo di skateboarding. Secondo me la cosa migliore che puoi fare è provarle. Mamma mia, sta uscendo fuori. Quanto ci ho messo a imparare tri flip e qual è il trick che ci ho messo di più ad imparare? A tri flip, se non sbaglio, a chiuderlo ci ho messo 2-3 mesi. All'inizio ti richiede tanta energia, mi ricordo che ne provavo 10 e ero sfinito. Poi dopo quei 2 mesi ho imparato bene bene a farlo e dopo 6 mesi, un annetto, ce l'avevo every fucking try. Mi passi la ruota? Quanto cazzo rimbalzano, perché sono morbidissimo. Mentre il trick che ci ho messo di più a imparare, ragazzi, che domanda è? Lo sapete? Kickflip. Dopo 7 anni non so ancora farlo. So fare switch flip, quasi on lock tutte le try, ma di kickflip proprio io non so cosa. Forse perché mi sono fatta male alla caviglia un po' di tempo fa. Ho scoperto che un sacco di skater fanno di tutto, ma non kickflip proprio. Poi lo chiudo, ma non come vorrei. In realtà altro trick che ci ho messo tanto ad imparare, che sto ancora imparando bene, switch tre flip. L'ultima volta che l'ho provato ho preso una stecca sulla tibia che proprio ho detto ok, basta. Le domande sono quasi finite, però se ne avete altre scrivetele qua sotto nei commenti, perché se vedo che vi piace questo tipo di video un po' old school, un po' alla vecchia YouTube, ne facciamo un altro. Per cui qualsiasi domanda, dubbio, curiosità, consiglio qua sotto. La tavola è praticamente finita, sono troppo esaltato. Ditemi se vi piace, fatemelo sapere, perché sono esattamente lui. Che bella. Ho questi 6 trick tipo sullo sterrato, o quegli spot inskateabili. Allora, qua abbiamo i rail creatures. Questi servono a non far rovinare la tavola, a fare gli slide meglio. Il video di skate preferito è difficile. Quando sono triste, quando magari come in sto periodo skate di meno, quando ho bisogno di ispirazione, io vago nell'internet. Ogni tanto mando cose su Telegram. Ho mandato un video di questi giapponesi, ma con 2 views, ma che facevano dei tricks senza senso. Non so se riuscivo mai a mettere questi lì perché non ho un cacciavite e non ci avevo pensato. Ma nemmeno un mese fa mi sono messo lì a riguardare i King of the Road del 2015, perché a me piace tanto tutti i raw cut, i retroscena, i backstage dei tour, quel tipo di video. Cioè, se vi devo dare un tipo di video, quei video dove si vede effettivamente lo skateboarding. Bellissimo il video dove si chiudono i trick incredibili, first try eccetera, ma preferisco vedere tutte le cartelle degli skater. Bellissimo anche i video di Fotta, shout out to Albi della Beffa, Baker 4, che video incredibile. Io intanto finisco di montare questi rail, che saranno un cosiddetto dito. Rispondo alle ultime 2 domande, che sono in realtà dei consigli, e posso spiegarvelo. Guarda come girano le ruote. No, vabbè. Ok ragazzi, ultime domande. Io super contento di come è uscito fuori. Ma è bellissimo, è un giocattolo. È un giocattolo.
Mi avete chiesto di portare più tutorial? Assolutamente sì, però nel mentre posso darvi due consigli in pillole per chi me l'ha chiesto. Mi sembra mi avete chiesto kickflip, varial flip e half cab flip. Perché gira poco il mio kickflip? Perché non riesco a farlo girare? La motivazione è probabilmente solo una, ovvero la tua caviglia non scalcia abbastanza. Per cui quando tu vai a poppare, la gamba va verso l'alto, ma la caviglia va verso il basso e colpisce la pocket della tavola. Su questo movimento si chiama flick. Mentre per varial flip, all'inizio io lo chiudevo mettendo i piedi molto vicini tra di loro, anche se è sbagliato, però ti aiuta molto a capire e a far girare la tavola. Fai un pop shove it e la cosa importante è dare il flick quando la tavola è a 45 gradi, sempre verso il basso, ma verso in avanti. Può sembrare molto complicato, io l'ho chiuso prima di kickflip. Mentre per half cab flip è un po' come varial flip, ma in realtà anziché ruotare solo la tavola, ruoti anche il corpo. Proprio devi pensare di fare un bel fakie 180. Quando sei in aria a questo punto, dai un bel flick verso il basso e lo chiudi. Porterò dei tutorial sicuramente più esplicativi. Ragazzi, io spero di aver risposto a quanti più commenti possibili. Mi raccomando, se avete qualsiasi domanda scrivetela qua sotto. Siamo quasi a 25.000, grazie mille, ci saranno un po' di drop nel futuro. Ci vediamo al prossimo video, se tutto va bene, già la prossima settimana, se no quella dopo. Peace guys, al prossimo video and keep pushing. Volevo andarmene, ma c'è il cavo. Questa scena non è stata actata in alcun modo. Yes.